chiedo dal punto di vista dell'esperto e mi interessa molto la sua opinione. Quello che abbiamo capito fino a questo momento, perché io veramente penso che noi dobbiamo imparare dalle cose che facciamo e dagli errori che commettiamo, quello che abbiamo capito di questo virus è che certamente un'arma è la zona rossa, cioè è un isolamento quando è scoppiato un focolaio, è isolarlo quel focolaio. E quindi laddove sì, c'è bisogna farlo e senza sì. indugi? Non c'è dubbio. Allora, ci sono un po' di regole qua che sono sfuggite. La prima, come diceva Anthony Fauci, che è il presidente dell'NIH americano, l'istituto per eccellenza sì, al che mondo, prima Trump diceva voleva cacciare, poi ha detto che è una persona straordinaria, più ma test, questi sono sì. dettagli. È straordinario, Sì. lo confermiamo. Più test, più diagnosi, lo diceva già a E questo è un febbraio. Più test, punto. più diagnosi. Certo. Altri lavori scientifici delle più alte riviste dicevano il tampone è necessario in una fase precocissima dell'epidemia, ok? Precocissima. Quindi Codogno, Vo sono esempi eccezionali per dimostrare che chi ha fatto tamponi subito nell'immediato e agito con tempismo, perché è qui il punto, il tempismo, prendere tempo e è uguale a sbagliare. La zona Chi rossa prende quando tempo arrivi lì era sbaglia. Fondamentale. Aspetti che io c'ho il sindaco di Codogno, Certamente. Che è Francesco Passerini, che appunto ha vissuto l'esperienza della zona rossa e ce lo ricordiamo tutti molto bene. Elena. Ci voleva coraggio, è evidente. Elena.